Finisce a reti bianche il big match del Luca Vallese tra Alba Adriatica e Francavilla, un punto che serve poco ad entrambe le formazioni per i rispettivi obiettivi. Primo tempo con una sola squadra in campo, quella di casa, ripresa con occasioni su entrambi i fronti. Risultato ad occhiali quindi quanto mai bugiardo. Benigni e Ciancaioni indisponibili in casa albense, mister De Amicis porta con sé in panchina Liguori ed Arrietti, spazio ai giovani Vincenzi e Rastelli. Un risentimento invece blocca Cozzolino, formazione tipo per Meco Monaco. Dirige la sfida Sartori di Padova, fischietto che l'anno passato diresse San Nicolò Alba Adriatica, finita 4-0. Primo tempo tutto di Chiara Marca Albense, dodicesimo ci prova Rastelli in girata, incrocio solo sfiorato. Al 26esimo è Vincenzi a non sfruttare a dovere un bel suggerimento di Ridolfi. Il Francavilla gioca la palla ma non si rende mai pericoloso dalle parti di Masi. 33esimo il tocco sotto porta di Pierluigi Maurizi sembra vincente, spacca, nega la gioia del vantaggio ai locali. Il duello si rinnova al 37esimo e gli applausi sono per entrambi. Conclusione di Pierluigi Maurizi, volo dell'estremo difensore ospite che devia in angolo con l'aiuto della traversa. L'Alba ci crede e 30 secondi più tardi sfiora ancora la marcatura. Il diagonale di Ridolfi però lambisce il palo alla destra di Spacca. Il tempo si chiude con il primo cambio per il Villa. Fuori un evanescente e claudicante Lalli, al suo posto Ferri. Con le immagini di Silvia Gentile passiamo alla ripresa. Settimo, Spacca e ancora super sul colpo di testa di Ridolfi. Salvataggio avvenuto in collaborazione con Di Felice, forse oltre la fatidica linea bianca. Squadra e pubblico di casa protestano in maniera veemente. L'arbitro lascia proseguire. Si desta dal torpore il Francavilla, all'11esimo e la traversa a salvare Masi sull'incornata perentoria di Bordoni, in assoluto il migliore dei suoi. Qualche istante più tardi è insidioso il cross dello stesso numero 7 Teatino, palla sul fondo. Dagli sviluppi di un corner invece allo scoccare del quarto d'ora i brividi per i locali li produce Di Candia, colpo di testa fuori di un soffio. Ancora un legno salva la squadra albense, Masi devia sul palo una conclusione secca di De Filippis al minuto 16. La squadra di Meco Monaco spinge sull'acceleratore, l'Alba soffre, capitan Scaramazza poco prima della mezz'ora salva sulla linea dopo un colpo di testa di De Filippis con Masi battuto. Con il passare dei minuti le due squadre si fanno più accorte vista l'importante posta in palio. I minuti conclusivi sono comunque tutti a favore della squadra di mister De Amicis. Spacca è ancora provvidenziale sulla conclusione di Coccia al 40esimo, mentre un attimo prima del 90esimo è Spinozzi a far gridare al gol il pubblico rossoverde. Sull'unica incertezza di un superbo Spacca, infatti, il colpo di testa del giocatore albense finisce alto. Nonostante i 6 minuti di recupero, lo 0-0 di partenza non muterà. Ora le interviste, il DS Marino Camaioni per l'Alba Adriatica, il tecnico Antonio Meco Monaco per il Francavilla. Questo è un campo difficile, abbiamo giocato contro una squadra ben messa in campo, molto forte, che ci ha messo spesso in difficoltà, soprattutto il primo tempo, perché noi non abbiamo approcciato bene la partita. Però penso poi che il secondo tempo abbiamo avuto anche noi le nostre buone occasioni per fare gol. Tutto sommato penso che il pareggio sia quello più giusto, anche se effettivamente l'Alba Adriatica il primo tempo ci ha messo in difficoltà, il nostro portiere ha fatto almeno un paio di interventi importanti. Dagli altri campi non arrivano buone notizie perché la Miternina vince ancora. Sì, ma non è un problema quello, perché ci dobbiamo togliere tutto il cappello di fronte alla Miternina, perché è una squadra che vince sempre, ragazzi, c'è poco da fare. Noi siamo in serie positiva da 20 partite, non subiamo gol da 7 partite e abbiamo subito solo 13 gol. Quando trovi queste annate devi stringere la mano all'avversario, ma noi non molleremo fino alla fine, mancano ancora molte partite, abbiamo ancora lo scontro diretto. Secondo me può accadere di tutto, può accadere. Effettivamente, diciamo, per 65 minuti l'Alba credo abbia condotto la partita e credo che meritasse veramente di stare in vantaggio. Poi da un episodio loro, una traversa presa su un calcio d'angoli, per 10 minuti abbiamo dovuto subire la reazione dell'avversario. Poi fino alla fine è stata una partita equilibrata con capovolgimenti di fronte e potevano segnare tutte e due. Però credo che effettivamente l'Alba oggi abbia fatto una grande partita.